Siete curiosi di scoprire che cosa succede al Palafiori di Sanremo nella settimana del festival? E allora venite con me, vi porto a scoprire il mondo di Casa Sanremo. Venite! Eccoci qua, ci troviamo appena all'esterno di Casa Sanremo e abbiamo l'onore di avere sui nostri televisori, per tutti quanti voi che ci guardate e ci seguite, il padron di casa, il dottor Vincenzo Russolillo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie a lei. Innanzitutto io sono curioso perché da parte mia, insomma, non sono tantissimi anni che raggiungo Sanremo, sono esattamente 3, ma lei da quanto tempo è direttore di Casa Sanremo? Questo evento è stato pensato e progettato 6 anni fa e approdato a Sanremo come una piccola entità che occupava soltanto una parte del terzo piano del Palafiori. Poi man mano è cresciuto e lo state vedendo, e è diventato realmente un bel contenitore grande, soprattutto al servizio di chi lavora poi al festival. Al servizio di chi lavora al festival e anche al servizio di chi ci viene come artista, perché sono tanti gli artisti che fanno un giro a Casa Sanremo, che passano per un aperitivo, per un'intervista e quant'altro, quindi insomma il valore sale sempre di più anche per questo. Diciamo che proprio il fatto di aver scelto un partner come Radio Italia e Radio Italia TV, che ci danno supporto a livello di comunicazione durante l'evento, mette in condizione Casa Sanremo di essere un punto di riferimento per gli artisti che vengono qui sia per le interviste che per le dirette, e vengono qui a rilassarsi in quei pochi minuti che gli toccano di riposo. Assolutamente, lei riuscirà a rilassarsi un po' in questo periodo? Difficile. Ci sarà qualche chicca quest'anno a Casa Sanremo? Perché ho sentito parlare di alcuni ospiti non ancora comunicati ufficialmente, però qualcosa ci sarà. Diciamo che abbiamo molta carne a cuocere, è partita tutto di fretta, soltanto da oggi. Un po' lento invece sulle presenze a Sanremo proprio come città rispetto al passato, anche dovuto alla condizione meteo che hanno bloccato tante persone a salire qui a Sanremo. Quindi un festival che è stato definito come uno di quelli meno costosi della storia, però Casa Sanremo comunque ci tiene a far star bene le persone anche con qualche ospite. Diciamo che la forza che ha questo evento è legato al fatto di essere un evento forse il più forte nel settore, non solo in Italia ma anche per il resto del mondo musicale internazionale. Il Festival di Sanremo è la storia forse della musica in genere, quindi sminuire un evento come Casa Sanremo e farlo ridimensionare è una marcia indietro che non serve nemmeno psicologicamente in questo momento in cui tutti parlano di crisi. Certo. Un'ultima domanda. Noi siamo una TV, una radio locale campana, e abbiamo visto tanta campagna a Casa Sanremo. Lei, che è campano, ha voluto fortemente i suoi concittadini al suo fianco. Ovviamente questo fa onore a lei e a tutta quanta la Campania, e insomma vogliamo fare un saluto a tutti i campani. Saluto ai campani e alle persone che sono con me qui a lavorare. La Campania la fa da padrona e lo fa anche in modo serio. È stata fatta una giusta squadra di eccellenze campane che sono presenti qui, sia dal mondo gastronomico sia dal punto di vista lavorativo e di comunicazione, per portare avanti un progetto comune che vuol portare la parte buona della Campania in giro per il mondo. Grazie mille Vincenzo Russolillo, direttore di Casa Sanremo. Quest'anno a Casa Sanremo c'è anche Radio Base, andiamo a rompergli le scatole, venite. Ha parlato di cantanti, quindi ha detto la cosa. Mi arriva. Cosa state facendo, scusate? Allora, stiamo facendo il programma, perché... quindi tu non puoi venire a interrompere, Arzeo. Cioè, è tutto in diretta in radio, in televisione, siamo a reti unificate, sì, quasi. Questo dovrei dire che è il bello della diretta, ma in realtà è il brutto della diretta, perché è arrivato lo sanno Arzeo. Ma guarda, ci atteggiamo un attimino, nel senso che non badiamo a spese, tra televisione e radio facciamo capire che siamo miliardari. Un po' di tutto, tra un po' ci troverete anche
sul web. Da domani, no? C'abbiamo da domani web, webcam. Sai, ragazzi, scusate, allora, c'è l'editore che sta arrivando, andiamo via. Ok, no, via. Sì, ciao. Però voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che oggi pomeriggio ci sarà Arceo in battaglia, non nel senso che vai a spargere il tuo sangue nei campi di Sapevo, ma perché le nostre ore si accavalleranno. Tra quali orari, dillo tu? Allora, dalle 17 alle 18 sarò qui da solo, tranquillo e rilassato. Perfetto. Dalle 18 alle 20 saremo insieme, dalle 20 alle 21 sarai tu con tutti gli ascoltatori. Esatto, perfetto, quindi battaglia e Arceo insieme. Capito, di non fare il geloso. Me ne vado, ciao. No, no, ecco.